Allora, ci sono un po' di nomi di mercato che voglio sapere un po' come vengono vissuti lì in Inghilterra, soprattutto per quanto riguarda il Milan. Beh, ti chiedo innanzitutto, abbiamo parlato a lungo qua di Fofana. Sappiamo che il Milan adesso cerca un'alternativa, ma era effettivamente lui il giocatore da prendere, secondo te? Valeva la pena fare un investimento importante su di lui? Sì, perché è un giocatore di caratura internazionale con un prezzo abbordabile, un nazionale francese che comunque ha accumulato esperienza in una buona squadra di un campionato normale e quindi il prossimo step sarebbe la Serie A. E secondo me ancora non è finita, occhio però all'entrata in scena del Manchester United che può offrire sia di più al giocatore che al Monaco. Ma ecco, è questo tentativo last minute della proprietà russa del Monaco che ha un po' infastidito il Milan, cioè prima si poteva chiudere a 15 milioni più bonus e una high resale value, ecco, una percentuale di rivendita, adesso all'improvviso sparano alto, chiedono il doppio, quindi bisogna stare attenti, ma secondo me è un ottimo profilo, un incontrista. Può ricoprire i ruoli di centrocampista centrale, mediano e sa farsi valere anche in termini di inserimenti. Secondo me è il giocatore giusto, sì. Ti chiedo anche di Lukaku, visto che sappiamo essere ancora lì in stand-by. È la terza estate che ecco, sta vivendo la terza estate da separato in casa al Chelsea. Solo che quest'estate, come la prima, sapeva dove voleva andare. 2 anni fa voleva solo l'Inter, quest'estate vuole solo il Napoli, mentre l'anno scorso era un po' non così chiara la situazione. Voleva la Juventus, però flirtava con l'Arabia Saudita prima di andare alla Roma. No, non è stato convocato per la tournée, si allena a Cobham, nel centro di allenamento del Chelsea, aspettando, ecco, questa famosa cessione di Osimhen che, ecco, più passano i giorni più si sta complicando perché il Paris Saint-Germain non vuole pagare la clausola e Osimhen non vuole andare in Arabia, non vuole rimanere a Napoli, quindi se Napoli non vende Osimhen non può prendere Lukaku, ma secondo me alla fine si farà, solo che il problema è che lui è un profilo, un giocatore che ha bisogno di tempo per carburare, quindi se il Napoli lo prende al photo finish ci vorrà minimo fino a novembre prima di vedere il vero Lukaku, perché se ti alleni da solo non hai il ritmo partita Sì, era è già dura. successo, quindi sì, sono d'accordo con te. Allora, so che Mario Raimondi ha Sì. una No, domanda da farti, volevo prego Mario. chiederti questa cosa lì da Londra. Cioè, per me era abbastanza chiaro che Lukaku non fosse un giocatore adatto alla Premier perché aveva fallito a Manchester e poi loro, non so, il Chelsea a un certo punto ha fatto una mega offerta all'Inter, l'ha Sì. ripresa, ma forse sul fatto che non fosse un giocatore adatto ai ritmi inglesi lo si era capito. Ma però ti chiedo, adesso che c'è una rivoluzione tattica in atto al Chelsea, dove vengono anche, arrivano in Italia delle voci di Sì. giocatori fatti fuori così dal Sì. nuovo allenatore, cioè Lukaku non viene minimamente ripreso in considerazione, Maresca è cioè tra quindi l'altro esatto, allenatore, ma adesso ha quindi. fatto fuori sei persone, no? Cioè, e ti chiedo, cioè, appunto, è totalmente fuori dal progetto, quindi verrà sicuramente in Italia a questo punto, e poi qual è la percezione su questi tagli che sta facendo il nuovo tecnico? È un Esubero della società, non di Maresca. Maresca accetta le condizioni della società. Secondo me, Maresca, se avesse voce in capitolo, un posticino per Lukaku, lo farebbe sicuramente, perché le alternative sono Nkunku, che è sempre rotto, Nicolas Jackson, che per carità è uno che si impegna tanto, ma con il Chelsea, scusa, non ha nulla a che vedere, e Fofana, che anche lui è un esubero. Quindi non si capisce perché la società non lo voglia proprio prendere in Strana considerazione, questa perché ha cosa. fisico e sa fare reparto da sole. Secondo me, con Sterling in attacco potrebbe fare, ecco, sfracelli. No, non è una scelta di Maresca, così come altri calciatori. In passato furono scelte di Abramovic, di Marina Granovskaya, ma mai veramente scelte dell'allenatore. Lukaku, se potesse. Ecco, il suo sogno è il Napoli, però ecco, il Chelsea comunque il Chelsea, Londra è Londra. Lui se potesse vorrebbe far zittire tutti, ma oramai quell'opzione è andata. Ti chiedo una raffica prima di, perché so che Sandrè era pronto a Ah, ma la farti mia è una domanda. domanda veloce, Vai, posso? rapidissimo. Hai detto che l'investimento su Fofana era un investimento di costo medio-basso, ma ho sentito da poco che Monica Colombo ha sentito il Monaco, che ha dichiarato che il prezzo era sempre stato 30-35.
Lui ha un anno di contratto, secondo me, nonostante il fatto che sia un giocatore fortissimo, raro in questo mercato qui, perché ricorda un po' Vieira, Momo Sissoko, quei giocatori alti, forti, potenti, imponenti. Il Monaco, ecco, vorrebbe, non lo so, 15 milioni è stata l'offerta del Milan. Loro all'inizio si parlava, ecco, di 20 al massimo con bonus, che Milan e Monaco si potrebbero incontrare a metà strada, ma poi visto anche le difficoltà del Manchester United ad arrivare a Ugarte del Paris Saint-Germain, il Monaco appena sentito di questo, ecco, si sono detti magari aspettiamo prima di cederlo al Milan, che il Manchester potrebbe pagarcelo di più e anche al giocatore potrebbe offrire più soldi. Poi bisogna vedere, perché Fofana vorrebbe venire al Milan, gliel'ho chiesto io 3 mesi fa dopo una partita di Ligue 1, solo che non, ecco, quanto when money talks people walk, quindi sono i soldi che comanderanno tutto, sì, però 35 milioni mi sembra un'assurdità per uno che va in scadenza fra 11 mesi. In effetti ha ragione, no, perché che Fran Thuram aveva la stessa cosa di... è stato pagato di meno dalla Juve, sì. Parlavo che il Monaco dice che il prezzo è sempre stato 35. Sì, vabbè, ma sì, però sai benissimo che con un giocatore che è in scadenza non puoi fare questi ragionamenti. Un flash su Sancho, Kivior e Todibo. Beh, Sancho ha fatto pace con Erik Ten Hag, okay. Si sta allenando con la squadra, si sono stretti la mano, no? Non sono mai stati amici, non lo saranno mai, ma almeno, ecco, si è fatto un passo in avanti. Anche qui il Manchester United vorrebbe cederlo, Erik ten Hag non è che non lo vuole più vedere, come ho detto hanno fatto pace, si parlano, ma anche lui, se il Manchester può incassare 40 milioni lo farà. Poi occhio allo scambio Ugarte con il Paris Saint-Germain, solo che Sancho preferirebbe la Juventus. Poi quanto a Todibo, secondo me ha imparato da uno sbaglio, a mio modo di vedere, che ha fatto 4 anni fa, quando disse no al Milan per andare allo Schalke. Adesso ha capito che magari l'Italia per lui è la meta ideale e vuole la Juventus. Il Nice e il West Ham hanno l'accordo, ma Todibo vuole la Juve, vuole giocare alla Champions, vuole andare in una grande squadra, quale la Juventus. E Kivior, secondo me, è dura perché ha fatto un bel campionato, l'Arsenal l'ha valorizzato. Hai capito, Gianni? Quindi l'Arsenal l'ha valorizzato, Kivior e Calafiori, non è detto che... Io ho i miei dubbi su Calafiori, sarà anche bravo e tutto, ma con i ritmi della Premier, non voglio dire che farà la fine di Scamacca, Ken, sì, Nocerino, Boriello, eccetera, eccetera, però... Secondo me Kivior ha più il fisico, la spinta, è più un profilo da Premier. E l'Arsenal, ho parlato anche a colleghi, non ha mai veramente aperto ad una cessione, anche se dovesse arrivare Calafiori come oramai. Sì. Hai capito, Kivior ha meno di un'offerta di 40 milioni che l'Inter non può permettersi, Kivior secondo me... Non lo lascerà partire in prestito, anche perché l'ha valorizzato l'Arsenal. Una domanda rapidissimo, su un giocatore che mi scappa il nome, che giocava in Francia, che doveva andare al Milan e adesso è in Inghilterra, 2 anni fa, quello difensore Botman. Botman, come sta andando? Com'è Botman in Premier? Funziona? È bravo? È sempre rotto, ecco. Ha iniziato bene e poi si è rotto e il Newcastle ha dovuto rispolverare Jamal Lassell per fare coppia con Fabian Cher, okay. E anche visti i problemi fisici di Sven Botman, il Newcastle potrebbe, ecco, fare un'offerta al Milan per Ciao, che non vorrebbe andarsene, ma di questi tempi nessuno, a parte Todibo, direbbe di no alla Premier League. Quindi occhio alla pista, sì. Ciao Newcastle. Ecco, perché volevo arrivare lì, ma so che... Fagli la domanda, Franco, fagli la domanda, perché era curiosità. No, volevo capire, siccome... Vuole sapere da dove arrivi, questo accento qua... Ho sentito qua molto... un accento che mi è molto familiare, ma quali sono le tue radici, quali sono le tue origini? Mia mamma è marchigiana. Ok. Mio papà è del sud, Basilicata, e sono nato in Lussemburgo e poi dopo sono espatriato a Londra
Ho appena detto al conduttore, ho detto guarda, sicuramente è nato da quelle parti lì. Va bene. Ale, ti faccio fare un flash veramente in 30 secondi. Mi dici di sì. Casadei e ciao, quindi 30 secondi. Fuori. Casadei? Sì. È come Lukaku, è un numero, solo che a differenza di Lukaku tanti tifosi del Chelsea sono rimasti scioccati perché Maresca l'ho avuto all'Ester, voleva far partire a gennaio per fare ritorno al Chelsea, adesso questa è una decisione sua. Dicono che Casadei non si alleni con la giusta testa, sia un po' distratto, non ha questa work ethic che hai bisogno per stare in un grande club, non lo so, è quello che mi hanno detto, però lo trovo strano che un giocatore di 21 anni di talento che ha corsa, gamba, inserimenti e sa fare le due fasi che venga mollato così dal Chelsea. C'è la Fiorentina, occhio anche qua all'Ester dove ha lasciato bei ricordi, dove potrebbe tornare. Quant'è lo stipendio di Casadei, se lo sai? Siamo sul milione di sterline più o meno. E quindi gli conviene impegnarsi? mi conviene impegnarsi. A me mi ricorda molto Matteo Brighi, uno che a 18 anni era un fenomeno, andò alla Juventus e poi non fece la carriera che tanti si aspettavano. Io ho paura che Casadei possa, non, per carità, Brighi ha fatto una bellissima carriera, ma non è diventato quel crack che tutti pensavano a inizio anni 2000. Quindi ecco, oggi sei al Chelsea, domani magari ti ritrovi senza squadra come molti. Quindi speriamo non faccia la fine di Drinkwater, visto che recentemente Però Casadei è una scelta di Maresca. È una scelta di Maresca, sì. Casadei è una scelta di Maresca, che tanti qui non hanno capito, perché quanto il Chelsea lo richiamo a gennaio, Maresca ci rimase malissimo. Perché a un certo punto era stato accostato anche alla Juve Casadei, Ale, purtroppo devo interrompervi. Mario, devo interrompervi perché ho veramente una professionalità tassativa. Ti ringrazio, Ale, a prestissimo. Grazie per la tua disponibilità. Ciao ragazzi, ciao, buona serata. Ciao. Corriamo in pubblicità, 2 minuti torniamo.